come l'abbiamo accolto? Allora, ognuno di noi ha una risposta diversa dall'altro. A me non è che mi abbia fatto molto piacere, devo essere onesto, l'avrei fatto volentieri a meno, però altri erano contenti, altri meno, come in tutti i sorteggi, no? Poi tanto alla fine quello che conta è il campo. No, loro nelle ultime 10 partite hanno perso una volta sola, una squadra che ha cambiato molto rispetto a prima, stanno facendo molto bene, a Castellammare hanno vinto meritatamente, ogni tanto cambia delle intuizioni il loro allenatore, come il falso centravanti Canutè, i movimenti di Santana e Floriano. Ah, una squadra che ha entusiasmo, è una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo affrontato noi nel girone di ritorno, non tanto quella del girone d'andata, perché il girone d'andata erano le prime partite, mi sembra la seconda se non vado errato. Una squadra che sta bene, una squadra che ha già fatto 2 partite dei playoff e l'ha fatta dominando la partita, perciò è una squadra che merita assolutamente rispetto. È una squadra forte, devo dire che il loro allenatore sta facendo un bel lavoro, io l'ho sempre visto come secondo di Boscaglia, invece ora lavora in proprio, diciamo, e ha delle belle idee, basta vedere come giocano, basta vedere le intuizioni che ha, i cambi che fa, perciò è una partita difficile da studiare bene, da preparare bene. E poi andiamo a giocarcela come sempre. Ma quella è una cosa, non si può sapere, no? Se è meglio o peggio, se uno riposa 3 settimane, se è meglio giocare. L'abbiamo già parlato di queste cose. Se deve andare in una certa maniera, ti vanno in una certa maniera. Io parlo dell'esperienza che ho avuto a Cosenza con 9 partite in 30 giorni, ora mi ricordo. Se prendi entusiasmo, poi forse la fatica la senti pure meno, no? Perciò loro sicuramente sono un momento di entusiasmo. Per come stiamo noi negli allenamenti alterniamo dei momenti in cui stiamo molto bene e dei momenti in cui sembriamo diventati troppo bravi. Però qui si tratta di scegliere poi in fondo quelli che sono i giocatori più adatti a questa partita, senza andare troppo per il sottile, facendo la squadra che è in grado di creare problemi a questa formazione. Perciò vediamo gli allenamenti che dobbiamo ancora fare per poi decidere. Io mi aspetto un Avellino tosto, come è stato in gran parte del campionato, che si va a giocare la partita, perché poi parliamoci chiaro, quella più importante è sempre quella d'andata, no? Perlomeno indirizzi anche la partita di ritorno. Vediamo se siamo così bravi come pensiamo in alcuni momenti, vediamo un po'. Ecco mister, partendo da una considerazione mia del tutto personale, che secondo me questa formula nazionale rispetto ai primi 2 turni penalizza maggiormente le meglio classificate, perché ovviamente c'è un'opportunità in più per quelle peggio classificate, perché se fosse gara secca con il doppio risultato in casa della meglio classificata sarebbe ovviamente tanta roba in più per l'Avellino in questo caso, insomma. Allora, dovendo fare questa benedetta gara d'andata, e sono d'accordo con lei che è fondamentale la prima gara, insomma i suoi giocatori dovranno assumere un atteggiamento dovuto a questo tipo di gare, cioè nel senso che l'aspetto mentale sarà fondamentale, per cui dovranno assolutamente non pensare ai 180 minuti, ma ai 90 minuti della gara di Palermo, e quindi non lasciare campo agli avversari, non pensare, dice vabbè tanto c'è un ritorno. È giusto così secondo me? Sì, ma noi non abbiamo mai interpretato una gara pensando che poi ci può essere una partita di ritorno, anche durante il campionato ci siamo sempre espressi nella maniera che noi ritenevamo più giusta. È chiaro che qui ti giochi una stagione, è chiaro che le pressioni ci sono, è chiaro che c'è
c'è da verificare anche lo stato nervoso di questa squadra, dove ultimamente chiaramente abbiamo un pochino sofferto, no? Il fatto di pensare e dare per scontato il secondo posto, forse è stato l'errore lì il nostro. Però io ci credo, ci ho sempre creduto in questo gruppo, perché è un gruppo sano, è un gruppo che ha voglia di fare qualcosa di importante. Poi adesso invece di parlare dobbiamo vedere il campo, quello che ci dirà. Tutto qui. È chiaro che noi dobbiamo andare in campo per fare la nostra partita. Questo è poco ma sicuro. Salve mister. Salve. Complessivamente però c'è da dire che insomma sarà una partita giocata anche sul tatticismo, considerando che l'Avellino ha diciamo dalla sua la chance di essere arrivato, di essersi posizionato meglio in classifica. Questo inciderà sull'andamento della gara, preparerà una gara in un certo modo, considerando poi anche che ci sarà quella di ritorno dove l'Avellino potrà iscriversi al meglio. Ma noi giochiamo più o meno come sempre, non è quello il problema, noi abbiamo la nostra base, loro hanno la loro. Vediamo un attimino, io lo ripeto, per me è molto importante la partita d'andata, scusate, per dare un indirizzo alla partita di ritorno. Perciò la prima da non sbagliare è quella, poi è chiaro che se te fai bene domenica e poi pensi di aver risolto i tuoi problemi, siamo già fuori. Perciò dobbiamo tenere le antenne dritte, fare due grandi partite, mettersi in campo come faranno loro per crearci dei problemi a noi, noi dovremmo studiarci qualcosa per rompere le scatole a loro, parliamoci chiaro. Loro sono molto bravi e lo ripeto per l'ennesima volta, è una squadra che poteva fare molto di più in questo campionato. Ora però lo stanno dimostrando, forse ci sono arrivati nel loro momento migliore. Mister, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, ma questa volta non sono d'accordo col suo pensiero, con lei. Ci mancherebbe. No, nel senso che normalmente mi trovo d'accordo. Perché mi sembra che lei ha fatto uno spauracchio di questo Palermo. Sicuramente è una squadra che sta in forma, che sta bene e tutto, però non mi sembra che abbia sfidato un grande campionato. Due giocatori che vanno per la maggiore, Luparini e Lucca, non ci saranno. Luparini è uno che ha fatto la differenza a Trapani 2 anni fa e Lucca è un giocatore, uno dei migliori profili della Serie C come gioco. Lei deve preoccupare secondo me più l'Avellino per le ultime 3 partite che ha fatto l'Avellino, ecco, non il Palermo. Questo lo voglio vedere, cioè, perché noi possiamo anche fare una buona prestazione a Palermo e venire diciamo con un risultato positivo, diciamo con il pareggio della Palermo, oppure possiamo anche, perché come nelle coppe, perdere 1-0 non vuol dire andare fuori, ma c'è sempre un ritorno, ma non dimentichiamo le partite, le ultime partite casalinghe tipo col Trapani, col Porto, delle difficoltà che abbiamo fatto. Perciò lei deve... Col Terra. Col Terra, mi scusi. Perciò dico, lei secondo me deve... non lo so, l'impressione è che questa, forse questa squadra le vuole il profilo basso oppure la deve caricare un po' io. Ho capito, profilo basso? Nel senso, immaginavo che lei oggi facesse una presentazione praticamente in questo momento secondo me è chiaro, andiamo a incontrare il Palermo, però se ci capitava una squadra diciamo che mi sembra che sia più in gamba del Palermo, lei ha fatto un profilo di questo Palermo come se fosse uno squadra. Ma io l'ho sempre fatto durante l'anno di tutti gli avversari, se lei si ricorda. Sì. A me non piace parlare in altri termini delle squadre che io vado ad affrontare. Squadre da affrontare le vediamo poi sul campo, è inutile che parliamo noi di quello che dobbiamo fare. Noi quello che dobbiamo fare lo prepariamo da oggi, poi vediamo. Io dell'Avellino mi sono sempre preoccupato, è un anno che mi preoccupo dell'Avellino, però mettere la testa sotto la sabbia non capendo che hanno dato 2 gol al Teramo dominando la partita, andando a vincere dominando a Castellammare, io ho il dovere di trasmettere ai ragazzi, guardate, non è la stessa squadra dell'andata, non è la stessa squadra del ritorno, perché se pensiamo in un'altra maniera pigliamo 2 pere anche noi e ci mandano a casa. Chiaro, io ho il dovere
di far capire che è un altro Palermo che ha entusiasmo, perché sennò vuol dire non essere intelligenti. Io mi reputo abbastanza intelligente da capire i momenti, perché il calcio è fatto di momenti. Io non mi invento niente, ma il calcio è fatto di momenti. In questo momento il campo ti dice che il Palermo sta bene. L'Avellino è 25 giorni che non gioca giù di lì. Quello che sappiamo di sicuro è che andiamo a affrontare una squadra che sta bene e noi ci dobbiamo adeguare, e velocemente. Tutto qui, non mi sembra di aver detto che l'Avellino è una squadra di bischeri e quelli sono, anzi, no? Mi sembra di aver parlato bene, come tutti gli anni, di tutte le squadre. Se lei si ricorda, andando, io ho sempre parlato bene di tutti, perché è l'interesse, a me non piace parlare degli altri e nemmeno parlarne male, tanto per essere chiaro. Perciò io parlo per quello che vedo. Il direttore era a vedere la partita lì, le sensazioni che ha avuto sono di una squadra importante, e io poi, vedendo le partite che dobbiamo vedere, per me è una squadra forte in questo momento. Se me lo diceva durante l'anno, gli dicevo altre cose sicuramente. Grazie. Prego. Sì, due domande. Lei ha detto naturalmente che punterò su giocatori migliori, quelli che fanno meglio. Le volevo chiedere un po' come vede la Izza e Dell'Ico, e poi il direttore insomma ha lanciato Maniero e Stella, quindi non so se la la costringe a sperare di titolari o la semplicemente come evento invece solo un pensiero personale del direttore. La seconda domanda è invece più funzionale. Visto che non avete avuto il pubblico in questo campionato, e penso che questo sia il suo più grande rammarico suo e della squadra, ne abbiamo parlato tante volte, la città, come avrà notato, se le è capitato, se ne è venuto a vedere qualche foto, si sta colorando di bianco verde, perché la cultura sua aveva chiamato all'appello i tifosi mettendo una sciarpa o una bandiera sul balcone, e poi tanti hanno trovato anche nei paesi con tutte queste strisce bianco verdi. È una bella risposta di affetto, è un modo perché insomma i tifosi vogliono farvi sentire la loro presenza e il loro amore, che ancora purtroppo non avete avuto modo di testare. E chi l'ha detto? No, perché no, senza i tifosi è impossibile. No, ma noi tifosi. Ma noi tifosi. Non è colpa tua, ma ci mancherebbe altro che fosse anche colpa mia questa. Va bene che di colpe ce ne sono tante, però. Sì. No, noi tifosi ci stiamo partendo dall'ultima, io sì, l'ho letto anch'io, il comunicato, abbiamo letto tutti, non è quello il problema. Il problema è che farebbe piacere averli sempre vicini, e questo è un altro discorso, però sappiamo anche che ci sono diverse iniziative da qui a domani per farci vedere quanto loro tengano a noi, ma lo sappiamo benissimo, noi faremo di tutto per ripagarli, ma dobbiamo ripagare sul campo, non a chiacchiere. Però ne abbiamo avuto risposte della loro attenzione diverse volte. La Ezza e Enrico, la Ezza sta abbastanza bene, non si tira mai indietro. Enrico uguale, Enrico sta crescendo e sta nella sua testa quanto può crescere Enrico. Fortunatamente è 25 giorni che si allena. È 25 giorni che non ha problemi, perciò sono fra i disponibili, chiaramente, verranno via, sicuramente. Poi mi sono dimenticato. A me, allora, io il direttore lo conosco dalla vita, a me non mi ha mai detto niente, né mi ha chiesto niente, è una sua idea, è giusto. Poi se ho letto quello che ho letto anch'io, l'ha invitati a dare di più. Non è che gli ha detto che devono giocare, gli ha detto svegliatevi un attimino, ma sono idee del direttore, cioè non penso che abbia fatto qualcosa di così strano, anche perché sono giocatori in dove c'erano delle aspettative e loro si nascondono dando la colpa a me come sempre, no? Tanto che una volta si gioca, una volta no, una volta entra quello, una volta entra quell'altro, no, però non hanno avuto continuità, loro dicono sempre così, se ci va a parlare loro si salvano sempre così. Però bisogna anche tenere presente di tutti e quattro gli attaccanti che hanno fatto, mi sembra, oltre 30 gol, se non dico bischerate fra Sonny e gli altri, no? Perciò ognuno la vede come vuole. Io dico che quello che è giusto vedere è come uno si pone in campo con i compagni, la voglia di dare una mano. Purtroppo in queste categorie
il nome conta poco e niente. Più c'hai nomi e più va di sotto. Almeno per me, poi ognuno. Mister, buongiorno. Buongiorno. Mi avete trovato. Che a lei. Simone, alla vigilia, antivigilia della partita con la Cagliari, parlò dell'opportunità in questo lasso di tempo in cui ci si è potuti allenare senza la sfida delle partite, di provare un po' di sistemi di gioco, il 3-5-2, l'identità dell'Avellino, ma magari a gara in corso all'occorrenza, anche in base al risultato, in questa partita dentro fuori, si può variare qualcosa. Come è stato questo lavoro sui moduli alternativi che abbiamo fatto questa settimana? E poi le volevo chiedere, lei ha sempre detto, conta come ci si arriva a questi playoff, lo stiamo vedendo perché ci sono state tante vittorie esterne di squadre meno quotate, e quindi anche in questo senso il Palermo, che non ha a disposizione Lucca, non ha a disposizione i suoi attaccanti, insomma, oltre che Luperini, arriva sulle ali dell'entusiasmo, e quindi anche una valutazione in questo senso va fatta. Sì, ma io ritorno a ripetere quello che ho detto prima. Non avendo Lucca, non avendo Rauti, si sono inventati altre cose. Stanno recuperando Saraniti. Perché poi quando inizi a giocare per obiettivi che ti giochi una stagione, anche le motivazioni di pari passo salgono, no? E molto probabilmente a Palermo sono salite abbastanza. E ora tocca a noi, bisogna alzare il livello noi. Noi ultimamente lo sappiamo che abbiamo fatto fatica. Abbiamo fatto fatica perché ci è mancata la cattiveria, la determinazione, la rabbia. Non è che non hai giocato, a Cava ha creato 7-8 palle gol, no? Ha preso due pali, mi sembra, no? Se non va col Teramo 4-5 occasioni importanti le hai fatte, ma se poi non sei determinato, non le butti dentro. È inutile stare. Abbiamo fatto partite molto peggiori rispetto alla Cavese e al Teramo, molto peggiori. Con la Vibonese abbiamo vinto su un fallo laterale, col Palermo sul rinvio da metà campo. Però si vede che era il periodo che andava tutto bene e ora è il periodo che nelle ultime partite ci è andato tutto all'incontrario, ma abbinato al fatto che ci siamo rilassati, almeno io la vedo così. Perciò noi dobbiamo alzare il livello dell'attenzione e della motivazione. Noi dobbiamo fare una grande partita a livello nervoso. Se noi pensiamo che tutto ci sia dovuto, non siamo già fuori da questi playoff. Noi dobbiamo tornare la squadra non bella, brutta, ma che gioca con l'elmetto, che va a fare le guerre da tutte le parti, come è stato per un lungo tratto di questo campionato. Se pensiamo di essere diventati troppo bravi, perché io non vorrei troppo i professori, no? Noi pensiamo un pochino, quello che mi è dato da vedere è questo, io li rivoglio belli combattivi e cercherò di mettere in campo una formazione che lotta. A me dei nomi, di quello che è, non me ne frega niente. Non me ne è mai fregato niente, figurati se inizio ora. Perciò io mi auguro di vedere in questi due giorni gente che vuole fare questa partita. Chi non la vuole fare, con l'atteggiamento sbagliato, non la fa. Questo è poco ma sicuro. Mi sento il ruolo di sistema di gioco. Perché chi l'ha fatti? No. Alternativi? No, abbiamo fatto qualcosa, ma giusto se ne siamo nelle condizioni, se ci pigliano le misure, se ci creano problemi, ma non, la nostra base è quella, non possiamo fare un salto nel buio sapendo quello che, non sapendo quello che andiamo a trovare. Noi abbiamo una base che ci ha portato a fare un campionato buono, diciamo, no? E dobbiamo insistere su quella base, non è che ci possiamo inventare altre cose. Grazie. Ma anche se fosse non glielo direi mai. Buongiorno mister. Buongiorno. Ha detto che vuole ritrovare l'Avellino con l'elmetto, quello che sta per lottare. In questo senso, oltre che l'elmetto, serve qualcosa di davanti di più rispetto alle quattro parti della regola season. Nel senso che bisogna ritrovare anche lo smalto degli attaccanti, che purtroppo l'ultimo periodo sotto porta sono stati poco incisivi. Sì, ma quello lo determinano le partite, no? Ha fatto 2-0-0 e hai perso il secondo posto. Bastava un golletto, invece non siamo stati capaci, ma non è solo gli attaccanti, come squadra, io parlo come squadra, non siamo stati capaci e nemmeno secondo me ci abbiamo messo, noi ci abbiamo messo qualcosa agli ultimi 8 minuti di Cava, quando abbiamo saputo che il Monopoli aveva pareggiato, allora lì li rivedevi correre come quando stavano bene, no?
Perché prima si gestiva, tanto il Monopoli perde, poi si viene il Teramo, si vince, sempre. Noi siamo andati avanti in 20 giorni sempre con questi discorsi, poi nel calcio, intanto mi metto al sicuro e poi vediamo. È come quando giochi contro una squadra, no? Che fa un amichevole. Dice, vabbè, è una squadra di eccellenza, sì, però passa il tempo, poi non riesci a fare gol e la partita non vinci. Perché? Perché ti rilassi, perché non c'ha la testa, perché è sempre così, perciò dobbiamo alzare il livello e diventare cattivi come si era prima, calcisticamente parlando, chiaramente. Se non facciamo questo è dura. Buongiorno. Buongiorno. Facendo un paragone con la Serie A, Pioli, il Milan ha detto non andare in Champions sarebbe non un fallimento ma una grande delusione. Dopo il campionato condotto dall'Avellino, uscire in questo turno eventualmente per lei sarebbe un fallimento? No, fallimento no, sarebbe un bel giramento di palle però, tanto per essere chiaro. No? Che gli devo dire? Vuole sapere la verità, gli dico la verità. Fallimento un campionato come ha fatto l'Avellino, nascendo dal niente, perché sono sempre le solite cose, se no si dice sempre le solite cose, lo so che non interessano a nessuno, perché abbiamo fatto un tipo di campionato, non interessano a nessuno. Però farebbe girare veramente le scatole, infatti spero proprio di no, e faremo di tutto e di più per andare avanti. Buongiorno. Allora, domande. Prima si è parlato soprattutto dell'assenza di Luca Lucarini per Palermo e in particolar modo si aggiunge anche la condizione di Amici e Oser che comunque sono reduci da effetti di infortuni e che probabilmente non erano disponibili. Volevo chiedere innanzitutto se diciamo che avete attenzionato qualche giocatore in particolare del Palermo per questa sfida e poi la seconda domanda. Da un punto di vista più che mentale tattico, che cosa si aspetta da questo Palermo che comunque ha fatto due ottime partite diciamo, in questa partita della televisione? Cioè dovrei parlare dell'assenza del Palermo? No, se c'è qualche giocatore in particolar modo che state, diciamo, che state attenzionando, cioè nel senso di avere a tutta la squadra, una squadra importante come penso faranno loro, no? Non penso che loro verranno a marcare uno di noi e basta e lasceranno liberi gli altri 10. Io penso che noi dobbiamo portare rispetto al Palermo come penso che il Palermo non sia contento di aver incontrato l'Avellino a playoff, poi vediamo. Io penso questo. Mister, telegraficamente volevo chiedere di Luigi Silvestri, l'abbiamo incrociato ieri qui, forse era qui per delle terapie, immaginiamo, ed era molto sorridente e molto speranzoso di poter essere protagonista. Le chiedo quali sono le sue condizioni, ha detto che ovviamente partirà con la squadra. Chi l'ha detto? Ha sbagliato era proprio. Convinto. No? Era molto convinto. Lui è convinto, ma poi non fa lui le cose. Lui deve continuare a lavorare, continuare a curarsi come sta facendo. Io capisco tutto, però con la squadra partono solo quelli che possono in grado di giocare. Gli altri rimangono in ritiro e si curano. Abbiamo già sbagliato a Vibo, grazie.